people of YouTube. Welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Vi do solo un anticipo, purtroppo. Oggi ho la voce totalmente danneggiata. Non volevo lasciarvi senza episodio, però perdonatemi se la voce è quella che è oggi. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo ottenuto il potere della mano del fuoco e il potere della mano del tuono. Quindi ora possiamo andare giù per il tubo. Ecco qua. Oh, ma guarda. Risoceano, informazioni per i sub principianti. Effettuando un salto singolo sul fondo dell'oceano si riesce a nuotare. Nuotando in coppia ci si può muovere molto più velocemente. Solo che è un filo difficile fare così col controller. Comunque, siamo nel risoceano, il fondale marino, area risola. E allora procediamo. Allora, i nemici qua nel mare sono un filo diversi rispetto a quelli che troviamo in superficie, ovviamente. Nulla che non possiamo battere, ma anche un filo fastidiosi sotto un certo punto di vista. Esattamente. Il bello che l'avevo anche visto. Ora va da Luigi, ovviamente. Allora, proviamo con un colpo normale. Ok. Con 56 non li tiriamo giù. Porca miseria. Dove andrà? Ah! Preso. Nonostante tutto sono riuscito a prenderlo. Di nuovo da Mario. Sono tosti. Sono tosti veramente. Allora aspetta, prima devo fare i miei esperimenti. Vedere. Ok, con un paio di colpi i Goomba scusatemi la voce veramente, ma non lo faccio apposta. I Goomba sott'acqua sono facili da tirare giù. Mentre questi hanno un po' più di vita. Va bene, proseguiamo. Tra l'altro dobbiamo vedere se ci sono anche i... come si chiama? I fagioli sott'acqua. Attenzione. Sì, ti piacerebbe. Vieni qua. Dai, ti ho visto ormai. Preso. Bravo Mario, bella martellata. Preso. Che tra l'altro vorrei provare. Bel colpo. Vorrei provare a dare la scossa ad alcuni nemici, ma è un filo difficile finché fluttuano. Allora, noi dove dobbiamo andare? Se non sbaglio, la via qua sotto è bloccata da un masso per ora. Se non sbaglio, il nostro obiettivo è andare o verso l'alto o verso sinistra. Io inizierei ad andare verso sinistra. Allora, attenzione. Ah, mancato. Ah, peccato. Allora, preso. 1, 2, 3. Speravo un po' di più con il danno, dicevo. Andare da Mario. Preso. Ecco fatto. Va bene, super funghi sono sicuramente ben accetti. Ok, scusatemi il rumore, ma è l'unico modo che ho con il controller per fare questa parte, ecco, e trovare tutti gli oggetti. Ehi, torna qua. Guardalo, che infame. Dai, che palle. Preso. Allora. Ah, ho sbagliato perché mi sono dimenticato che fluttuava quello. Ok, perfetto. Vediamo se muore.
perfetto. Giusto per curiosità. Ok, pensavo anche meno, sincero. Ti piacerebbe. Fire! Il bello delle animazioni è che quando li uccidi col salto, col martello, con le mani, loro fanno un'animazione diversa. Davvero belli sti dettagli. Ti facevano veramente apprezzare sti giochi ai giusti livelli, secondo me. Allora, qua è tutto acceso. Ok. Vabbè, non importa, volevo martellarlo, ma non avrei mai fatto in tempo. Ecco, fatto. Dovevo colpire anche l'altro. Abbiamo... Oh, e vai! Abbiamo allungato solo di un turno. Cosa aumentiamo? 5. Vabbè, va bene, va bene. Bravo Luigi. Più che altro volevo aumentare l'attacco perché Luigi sta andando, sta avanzando secondo me molto meglio di Mario. 5. Yes. Luigi sta avanzando secondo me in maniera molto più ottimale. Mario 87 di difesa, 91 di attacco. Luigi 93 di attacco e 88 di difesa. Cioè, a parte per la velocità, Luigi è superiore qua a Mario, ma quasi in tutto, eh. Però c'è anche da dire che è anche merito di questa. Eccoci dall'altra parte. Qua dobbiamo usare Luigi. Scusa, ah no, non abbiamo la mappa, che scemi, dovevo guardarla al muro. Grazie di avermi elettrificata. Tra l'altro, credo che per scendere noi dobbiamo... No, non è di qua, era dall'altra parte, giusto? Sì. Allora, facciamo un giro di... Scusate la voce, ma veramente... Ok, qua è ancora chiusa. Ok, qua è chiuso. Occhi tocchi. C'è da dire che se questi calamari... Aia. Sono più veloci di noi... Vuol dire che sono di un livello superiore al nostro. Mario, Luigi, Luigi. Preso. Ecco fatto. Un super sciroppo. Comunque non lo buttiamo. Allora... È tutto bloccato di qua in questo momento? Mi sa di sì. Ok, visto che... Da dove è apparso? Non l'ho visto. Vabbè, ormai. Preso. 6. 2. 3. Preso. Allora... Preso. Perfetto. 2, 3, preso. 2 salti e ci siamo, giusto? Perfetto. Pa pa pam. Ecco fatto. Allora, per andare in quell'area sopraelevata, ci dovremo tornare più avanti. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, ce l'hai fatta. Di qua invece è chiuso, ovviamente. Proseguiamo da questa parte. Credo che non ci sia neanche tanta scelta di dove io debba andare in questo momento. Allora, dobbiamo andare di qua a sinistra.
Io volevo provare ad andare di sopra, ma ovviamente è bloccato come abbiamo appena visto, quindi... Preso! Volevi sfuggire, eh? Preso, perfetto. Ottimo. Dai, rimani solo tu. Speravo tanto di salire di livello. Ok, ci siamo. Più che altro non ho visto nessuno a parte uno. I ricci di mare. Dicevo, a parte uno di cerchio per terra con come si chiama? Con il fagiolo. Sono cretino, ho schiacciato troppo presto. Aiuto! Non ho mai capito se sta cosa. Aiuto! Salvami! Non ho mai capito se fuggissero o li uccidessimo effettivamente. Aia. Perfetto. 1, 2, 3. Preso. Ecco fatto. Tessera spina. No, conta come uccisione. Perfetto. Ok. Finiamoli di uccidere, già che siamo qua. Dai. Perfetto. Preso. Allora. Ottimo. Questo qua non riesco mai a farlo bene. Aia, troppo tardi. Non riesco mai a farlo in tempo. Come ho fatto a mancarlo? Ok. Dai, l'ultimo colpo. Li sto uccidendo anche perché alla fine ci droppano gli sciroppi. E gli sciroppi sono utili, quindi. Allora, di qua per ora non possiamo andare, per ovvie ragioni, ovvero perché il gioco non te lo fa fare. 2, 3, preso. Morto? Ovviamente. Glu glu. E se ne va. E se ne va. Dai, ne manca solo uno. Che devo dire? Sono un uomo fortunato. Allora, di qua. Salviamo, perché il gioco ce lo chiede. Fondale marino, area del castello. O meglio, del castello. Siamo sulla spiaggia o siamo vicini al castello? Non me lo ricordo. Ma al confine di Fagiolandia? Sto male. Aiuto. Strega ghignarda. Va bene questo qua? Beh, va bene chiunque ora. Presto, presto. Aiuto. Oh cacchio. Oh, siamo alla spiaggia, guarda un po'. Allora, qui c'è una roccia nera che per ora non possiamo accedere. Ma prima di proseguire, ecco il principino.
Ehi, vi ho cercati per un bel po'. Temevo che vi fosse accaduto qualcosa di tremendo. Beh, effettivamente. Da... Dunque, il fagiolo stella si è diviso in quattro parti, che si sono sparse ovunque. Esatto. Cosa? Mi aiuterete a cercare le parti del fagiolo stella? No, certamente ve ne sarei grato, ma... veramente ora preferirei che voi due andate all'aeroporto di Fagiolandia. Cosa? La realtà è che la principessa Peach giungerà in questo paese. Oh cacchio! Wow, per questo paese la visita di un'autorità come la principessa Peach è un evento. Perciò mi piacerebbe che voi due siate presenti alla cerimonia di accoglienza. Ecco perché dovrete recare all'aeroporto di Fagiolandia. Ok. A proposito, l'aeroporto si trova a sud del borgo di Fagiolandia. Io vado avanti, ci vediamo là. Ciao principe. Andiamo Mario. Allora, prima di andare ovviamente all'aeroporto, dobbiamo un secondo andare da queste parti. Non mi ricordo precisamente dove. Eccoci qua, siamo arrivati. Esattamente sopra il ponte ad est di Fagiolandia. Allora, qui si trovano due cose. Un po' di fagioli, ovviamente. Grazie, che tra l'altro siamo a 83, 19, 18. Ce ne mancano pochi per fare altri frullati belli. E guarda un po', qui c'è una grotta. Questa grotta dove ci porta? Fagiolandia, cava est. Oh, ma guarda un po'. Ehi. Oh, mi chiedevo chi fosse. Ovvio, sono i fratelli Mario e Luigi. State bene, noi ci siamo trasferiti qui. Rispetto a prima la stanza è più grande e il lavoro meno impegnativo, per fortuna. Quei martelli costruiti per voi, riuscite a brandirli bene? Se hanno dei problemi, nessun problema, li sistemiamo per il meglio. Che ne pensate? Il lavoro è gratis. Volete migliorare i martelli? Ovviamente, ci mancherebbe. Bene, affidateci i martelli per un poco. Plic, 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 plicchetti, plicchetti, clicchetti, clic. Bene, l'opera è fatta. Ora sono più potenti. Hai i super martelli ora. Ora potrete distruggere anche le pietre che prima erano troppo dure. Provate subito la forza d'urto dei nuovi martelli. Tornate qui fra qualche tempo. Aggiusteremo i martelli e li renderemo ancora più potenti, chissà. Fra un bel po' di tempo. Prima di andare avanti nella grotta, faccio un salvataggio. Adesso vi spiego il perché. Prendiamo il nuovo martello, rompiamo la roccia. E guarda un po', c'è un Twomp. Sono Twomp e mi piacciono i miei giochi. Mettete alla prova la vostra fortuna per poche monete, sono 200. Siete pronti per mostrarmi il colpo da maestri? È questione di fortuna qua, purtroppo. Rompete ciò che vi pare con il martello. Con un po' di fortuna vincerete un incredibile tesoro. Abbiamo vinto i soldi, va bene. Hai ottenuto 300 monete. Vabbè, meglio di nulla. Proviamo destra questo giro. Eccola qua. Forse ho sempre sbagliato e in realtà i premi sono sempre fissi. Al centro le monete e a destra la pergamena. Ho tutto potato. Ora in battaglia potete usare una nuova mossa, fratelli. Perfetto. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, sperando che la voce mi torni. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.